La verità rende liberi. Con questo tweet Asia Argento ha comunicato al mondo un segreto tenuto nascosto per anni. In un'intervista al New Yorker ha infatti raccontato la violenza subita da Harvey Weinstein, uno dei produttori più importanti di Hollywood, accusato proprio nei giorni scorsi di violenza sessuale da diverse star, tra cui Rose McGowan e Ashley Judd. Nelle ultime ore anche Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie hanno raccontato la loro esperienza. La protagonista di Shakespeare in Love ha raccontato che Weinstein l'aveva convocata nella sua stanza d'albergo mentre stava girando Emma all'età di soli 22 anni, film per il quale lui stesso l'aveva scritturata. Dopo averla toccata con una mano le ha chiesto un massaggio. Ero una bambina ed ero pietrificata. Così l'attrice è fuggita e ha chiesto aiuto a Brad Pitt, suo allora fidanzato. L'attore ha deciso di avvicinarsi al produttore durante una premiere e lo ha minacciato di non toccare mai più la sua ragazza, un avvertimento che sembra aver rispettato, almeno con lei. Alla fine degli anni 90, anche Angelina Jolie è stata vittima del noto produttore. Ho avuto una brutta esperienza con lui nella mia gioventù, ha confidato al New York Times, e per questo ho scelto di non lavorarci mai più insieme e ho avvisato le altre che stavano per farlo. La storia di Asia Argento però è la più scioccante. Era il 1997, ha raccontato, e avevo solo 21 anni. Ero stata invitata da uno dei produttori della Miramax a un party sulla Costa Azzurra. Al suo arrivo però ha trovato solo una stanza d'albergo vuota. Io ho chiesto al produttore che mi aveva accompagnata dove era la festa e lui ha risposto: siamo arrivati troppo presto, e poi mi ha lasciato sola con lui. All'inizio mi ha riempita di complimenti per la mia interpretazione, poi è andato in bagno ed è ritornato con addosso solo l'accappatoio e con una bottiglia di crema per il corpo in mano. Mi ha chiesto di fargli un massaggio. L'attrice ha consentito a questa richiesta, ma a quel punto lui l'ha costretta ad aprire le gambe e a subire un rapporto orale, nonostante lei gli avesse più volte detto di no. Ero terrorizzata. Lui era grande e grosso, non si sarebbe mai fermato davanti a un no. È stato un vero incubo. Un uomo grande, grosso e grasso che ti costringe a fare cose che non vuoi è stato come un mostro in una brutta favola. Dopo quel giorno, quando lo guardavo negli occhi, mi sentivo debole. Dopo la violenza, lui aveva vinto. Nell'essere vittima mi sono sentita responsabile, perché se fossi stata una donna forte gli avrei tirato un calcio e sarei scappata, ma non l'ho fatto. Sono passati 20 anni da quella storia, ha aggiunto, e se non ne ho mai parlato prima è perché avevo paura. Ho pensato che avrebbe distrutto la mia carriera se gli avessi detto no. Quando ero davanti a lui mi sentivo piccola, stupida e debole. Ma ora a Hollywood il cerchio si stringe e probabilmente piccolo, stupido e debole si sente proprio lui.